qualche gestore, devo dire comunque la minima parte, ma qualche gestore e anche una parte dei cittadini non si è comportato in maniera responsabile. La trasgressione dell'ordinanza della regione, valida dalle 23 dell'ultimo sabato trascorso alle 5 della domenica mattina, non è passata inosservata e ben più di qualcuno ha manifestato la propria contrarietà. Intendiamoci, solo 4 locali non hanno mantenuto la direttiva, continuando a somministrare bevande oltre le 23. E infatti i gestori sono finiti in questura a risponderne. Si va verso il coprifuoco serale, però, in tutta Italia, e al massimo la regola può essere inasprita, mai alleggerita. Quello che si diceva di evitare, cioè di usare il buonsenso con un minimo di distanza, con le mascherine e così via, alla fine è stato abbastanza disatteso purtroppo, e queste sono le conseguenze. Contagi che comunque sono in aumento e per cui le restrizioni ci dovranno essere. Ovvio, non si può andare a chiudere, non si può andare a limitare con provvedimenti che poi sono soltanto punitivi, questo assolutamente no. Cioè, bisogna farlo un attimino con un attimo di prudenza e comunque di cognizione di causa. Ho sentito che tutti i dehors praticamente o quasi potrebbero essere tolti. Io spero che non si arrivi a questo, perché non è quello il punto. Il punto è che devono essere rispettate le distanze di sicurezza e tenute le mascherine nel momento in cui si fa la cosiddetta movida, a meno che non si stia bevendo in quel momento.